Rudimental Patterns di Joe Cusatis. Ragazzi, oggi vi voglio parlare di questo metodo perché secondo me è bello per tutti, è funzionale, ha tante cose positive. Adesso pian pianino ve le dico tutte. Per prima cosa, Joe Cusatis chi è? Joe Cusatis è colui che ha fatto questo metodo, ma non solo questo, potreste già averlo visto in un altro metodo simile, ma adesso lo cerco. Eccolo qua, l'altro metodo è Rhythmic Patterns, probabilmente potreste già averlo visto in questo libro qua. Questo e questo sono i suoi due libri più importanti. Oggi vi voglio parlare di questo qui, poi questo qua ve lo metto in descrizione come anche questo, ma parliamo di questo. Perché Rudimental? Perché, come dice la parola stessa, qui andiamo a studiare i rudimenti. In questo metodo ci sono veramente tantissimi rudimenti, dopo ve li dico tutti, vi faccio vedere anche qualche esercizio. Perché ve lo voglio fare vedere questo metodo? Io questo metodo l'ho scoperto da poco, in realtà più o meno l'avevo scoperto 2 anni fa. È un metodo abbastanza veloce, si fa in poco tempo, ma dà veramente tanto. Prima cosa, perché lo può fare chiunque. È un libro che può fare il ragazzo che ha cominciato a studiare la batteria da 1 mese, ma anche il professionista che suona da 20 anni. Questo perché può essere suonato in modi diversi. Dopo infatti vi farò vedere il modo più semplice e il modo un pochettino più complicato. Dopo comunque tutte queste cose qua le vediamo. Adesso partiamo a suonare, perché tanto non ha tanto senso che stiamo qua a parlare del libro, ve lo faccio sentire, vi faccio vedere gli esercizi che ci sono, tanto quella è la cosa importante. Allora, in pratica questo libro come funziona? Non ve l'ho ancora detto, però serve molto per la mobilità sul set, per riuscire a muoversi molto velocemente. Adesso vediamo la prima parte degli esercizi in cui suoniamo solamente con la mano sinistra, comunque solamente con il nostro lato debole, per sviluppare il movimento, perché comunque il movimento della nostra mano debole è sempre peggiore di quello della nostra mano forte, e soprattutto ci serve anche molto per migliorare i polsi. Vediamo come. Ad esempio, prendiamo un esercizio a caso. Questo qui è un esercizio in terzine, ci sono esercizi in terzine, esercizi in ottavi, in cui dobbiamo suonare solo con la mano sinistra. L'esercizio qual è? Allora, per prima cosa, tutti gli esercizi hanno un ostinato con i piedi, ed è sempre lo stesso, cioè è questo qua. Cassa su tutti i quarti, Charleston su 2 su 4. Sopra andremo a metterci l'esercizio. L'esercizio in questione, cioè quello che vi ho fatto vedere prima, è questo. Quindi, come vi ho detto prima, ci sono 2 modi per fare questi esercizi. Il primo un po' più semplice e il secondo un pochettino più difficile. Quello più semplice è farlo proprio come scritto. Quando suonate la cassa, questo è pensato jazz, tra virgolette. Infatti, cassa su tutti i quarti, Charleston su 2 su 4, proprio come nello swing. La cassa, quindi, pensatela piano, suonatela con il tallone. La seconda parte, quella un po' più difficile, è tenere l'ostinato sempre coi piedi uguale, ma andare a raddoppiare quello che facciamo con le mani, quindi... Quindi questo è comunque molto difficile, cercate di non tirare troppo, anche a me viene da tirare un po' il braccio, però cercate di tirare il meno possibile, più che altro al massimo tirate anche un po', però non troppo, quando sentite male, come al solito, fermatevi. In realtà a fare questi esercizi ci sarebbe un altro modo, cioè fate swing sul piatto e poi la mano sinistra fa quello che faceva prima normale. Ok, questo è un po' più complicato. Nella parte dopo invece incomincia a fare veramente i rudimenti. Allora, incomincia a farvi vedere questa pagina qui, dove ci sono i 2 tipi di Tristor Craft diversi che esistono. E nella pagina dopo incomincia a darvi subito degli esercizi. Qui, come al solito, c'è la leggenda. La leggenda c'è in tutte le pagine, non so perché, ma fa niente. Allora, incominciamo a fare questi. Questo tutto su rullante, questo rullante tom 1, timpano rullante. Ve li faccio direttamente normali e raddoppiati. Primo esercizio. Secondo esercizio. Quindi comunque questo qua lo fate e poi cercate di tirarlo su di velocità pian pianino, quindi... Poi, allora, first rock
rough, non so come, cioè in realtà in inglese si dice rough. Vi faccio vedere tutta una pagina e vi faccio capire come funziona questa cosa, perché lui vi fa fare un esercizio facendolo fare ad esempio partendo con la destra, poi fa fare l'esercizio al contrario e poi fa mettere gli esercizi insieme. Non avete capito perché non mi sono spiegato, ve lo faccio ed è molto più semplice. Magari vi tolgo anche questo piatto che come sempre in questa posizione qui dà fastidio, così è molto meglio. Parto con l'ostinato, il primo esercizio è questo. Secondo esercizio è questo qua. Quindi adesso andiamo a metterle insieme queste cose. Andando avanti, per non farvi vedere tutto, se no domani siamo ancora qua, vi faccio vedere i rulli. Ce ne sono, c'è rullo 5, rullo 7. 7, rullo a 9. Quindi allora vi faccio vedere due esercizi del rullo a 7, uno normale e un altro con il cross sticking, cioè dopo vi spiego. Ah, vediamo questo. Questo è molto bello perché va a suonare un sacco di doppi colpi. Me lo metti a fuoco? Boh, forse l'ha messo a fuoco. Di doppi colpi sul timpano. E questa è una roba che per i polsi funziona benissimo. Adesso vi faccio vedere qual è questo esercizio. Invece la parte sui cross sticking, vi faccio vedere un altro esercizio sui cross sticking, che sono quei colpi, ad esempio questo qua, che sono quei movimenti che dobbiamo andare a fare in cui le mani vanno una sopra l'altra, si incrociano praticamente, e questo ha alcuni esercizi così, esempi di esercizio. E poi ovviamente il raddoppiato. Questione flam ce ne sono un sacco, adesso ve ne faccio vedere uno che è a pagina. In pratica qui si basa molto sui flam tap e le Swiss triplets. Qui ci sono sempre in ottavi e in terzini, lo stesso esercizio fatto ottavi e terzini. Vi faccio vedere le terzine normali e poi al doppio della velocità. Ultimo rudimento che vi faccio vedere, il doppio paradiddle. C'è anche il paradiddle singolo, ma dato che ve lo faccio sempre in tutti gli esercizi, oggi ho deciso di risparmiarvelo. In doppio e triplo paradiddle sono tutti col cross sticking e ve ne faccio vedere uno del doppio paradiddle, tanto per capire come funziona. Anche perché ci sono alcune cose interessanti, tipo il fatto che parte di sinistra. Perché parte di sinistra? Boh, però è figo se parte di sinistra. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare dove. Vi ricordo di andare sui miei social, Instagram e Facebook, dove trovate cose. Detto tutto. Sì, ci vediamo al prossimo video. Ciao!